Salve a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Come potete vedere dal mio background, dai pacchetti che si intravedono, ho fatto shopping. Sì, però con i saldi, come avete letto dal titolo, quindi qualcosa abbiamo risparmiato. In più non mi sono neanche sbilanciata troppo ed è stato uno shopping notturnissimo, tipo alle 3:30 del mattino, perché quando non sai che fare, che fai shopping. Quindi direi di partire, anche perché non dovrei essermi sbagliata questa volta e ci dovrebbero essere tutti i pacchetti. Primo acquisto, che è quello che ho utilizzato, unica cosa che ho usato, sono queste ciabattine qui che ho preso da ASOS. Ed è strano perché è l'unica cosa che ho preso da ASOS. Stavano 18 euro, le ho pagate 14, quindi uno sconto di 4 euro, ma le volevo troppo perché primo dovevo ricomprare un paio di ciabatte come ogni anno, e poi quest'anno volevo fare un po' la mean girls della situazione. Quindi eccole qua, sobrie, piccole, così. Tra l'altro troverete i link di tutti i capi qua sotto nell'info box, o comunque di quelli che riesco a trovare, perché tipo queste ciabatte sono sold out. Poi vi faccio vedere l'acquistino che ho fatto da Sephora, ve l'ho già fatto vedere su Instagram, se non mi seguite andate subito. Mi avevano dato tempo fa un campioncino di questa crema mani, io non sono solita utilizzarle, però ultimamente ho dei problemi di pelle secca soprattutto sulle mani, quindi mi sono ritrovata proprio obbligata ad utilizzarle. Ho trovato questo campioncino e ho detto no, ma è buonissimo, quindi quello me lo tengo in borsa, e ho comprato la full size appunto da Sephora. Questa qui viene meno di 10 euro, tipo 9,90. Non l'ho presa scontata, però comunque l'ho presa in questo periodo, quindi ve la faccio vedere, anche perché la adoro. Il marchio è Rituals, questo è il nome della cremina, è fatta con olio di mandorle dolci e rosa indiana, ma non potete capire l'odore, ragazzi, l'odore è una cosa tipo una droga. Come campioncino mi hanno dato questo, che contiene varie tonalità del Pro Filter di Fenty Beauty e il primer. Questo qui già me l'avevano dato e tipo per lavoro è fantastico, solo che con quel poco campioncino ci fa un'applicazione molto scarsa. Tra l'altro presto voglio provare anche il correttore. Poi mi hanno dato un campioncino di Black Opium, non so come si dica, Yves Saint Laurent, e questo è troppo figo, raga, lo so, sembra una scemenza, ma è il segnalibro appunto fatto a rossetto. Qua ci incastrate la pagina. Adesso vi faccio vedere Stradivarius, tra l'altro ho tenuto tutto impacchettato come mi è arrivato. E per la serie Ilaria e la sua ossessione scarpe ho comprato questo stivaletto, ma era bellissimo. Vi dico anche già che vorrei trovarne uno stile pitonato, perché è la mia trama sicuramente preferita di questa nuova tendenza animalier, però non ne riesco a trovare uno come voglio io, quindi per ora mi sono, diciamo, messa un freno comprando queste, che sono comunque pazzesche. A me piace un sacco questo modello di stivaletto in generale, in più appunto è leopardato tipo di vellutino, e la cosa pazzesca è che ha questo mega tacco gigante, sembra quasi in vinile, e quindi gli dà questo tocco super glam. Queste qui le ho pagate 17,99, da che stavano a 29,99, quindi direi un buono sconto, e sono comodissime perché il tacco è basso. Poi qui invece abbiamo H&M, scritto al contrario, eccolo qua. Ho preso soltanto una cosina che avevo adocchiato da un po' di tempo, non so neanche se era scontato, adesso controlliamo. Ok, mi dice che c'è un problema con l'applicazione di H&M, quindi non vi posso dire il prezzo. Comunque è un leggings, anzi qui c'è scritto treggings, nero laccato. Il leggings in questione è questo qui, proprio tipo effetto plasticoso, effetto busta dell'immondizia. Penso che lo manderò indietro in realtà, perché ho preso una 40, che per H&M equivale a una 44, che è comunque la mia taglia. Ma con questo tipo di tessuto, che non è elastico proprio per niente, è sempre un danno riuscire a trovare la propria taglia. Infatti se volete un pantalone del genere, che sia pantalone leggings, vi consiglio sempre di provarlo in negozio, perché sennò è un casino. Infatti adesso, ecco, mi è venuto in mente, l'unica cosa che non ho da farvi vedere, perché ho un ordine che ho fatto tipo ieri, sono due pantaloni sempre fatto così da Calzedonia, però perché stanno tutti al 50%, quindi magari ve li farò vedere più avanti. Sappiate che insomma lo stile è più o meno questo, sperando che quelli mi vadano bene, perché questo mi entra, però sapete quando dovete stare lì a tirare, a fare, cioè uno non ne ha voglia, quindi questi torneranno alla madre patria sicuro. Da Zalando invece è la prima volta che ordino in assoluto, e ho comprato una cosa utile questa volta. Infatti come sapete quest'anno, anzi ho cominciato già da prima di ottobre, sto cercando di andare in palestra regolarmente, ci sto riuscendo, a parte da tipo 2 settimane che non riesco ad andare regolarmentissimo perché ho questo dannato mal di gola.
Comunque, by the way, mi serviva un paio di scarpe per ginnastica perché quelle che ho io le ho da tipo 5 anni e ormai hanno la suola tipo consumata. Infatti ogni volta che faccio step si sente proprio lo scalino ed è molto fastidioso. Quindi ho detto ok, con i saldi ne approfitto, vedo un po' in giro. Sono andata anche all'outlet, Castel Romano, insomma per chi è di Roma saprà. E su Zalando appunto mi sono imbattuta in questo paio che mi ispirava un casino, anche se non l'avevo mai provate. E sono scontate, perché ci sono anche ora, da 99,99 a 69,99. E sono queste scarpe qui, sono della Puma. Il modello si chiama Defy, scarpe da fitness c'era scritto, quindi ho detto saranno pazzesche. E in effetti sono molto comode, non le ho ancora usate per fare palestra, però le ho indossate e questa parte qui è morbida, fatta tipo a un calzino sembra. La suola insomma è bella corposa, ma non troppo. Ognuno si trova bene con un modello per far palestra, quindi le proverò e vi farò sapere. Ultimo ordine, che in realtà è gigante, è di Zara. Non potevo non fare un ordine da Zara, anche perché ci sono un sacco di cose ancora ad oggi scontate, continuano a rifornire, però mi sono fermata a quest'ordine, sono stata brava. E ho comprato un po' di cosine anche qui che avevo adocchiato, avevo messo, sapete, nei preferiti, e poi ho visto che sono andate in sconto, quindi ho detto yes. Prima cosa, ho preso un'altra borsa di queste qui, perché io ne avevo già comprate due, però essendo che logicamente non costano tantissimo eccetera eccetera, ogni tanto si rompono, però mi piacciono un sacco perché sono belle capienti, però potete portarle anche, vedete, a tracolla. Questo qui è un nuovo modello che ha tutte queste stringhette così. Infatti l'altro modello è molto simile a quello che avevo, cambia appunto che non ha questi dettagli e qua sopra ha la parte rossa, non so se ve le ricordate. Adesso le ho buttate tutte e due, quindi non ho da farvele vedere. E questa qui l'ho pagata, udite udite, 8 euro, da che veniva 19,95. c'è ancora, quindi approfittatene, almeno ad oggi c'è ancora, poi non lo so. Poi non so se vi ricordate le foto che vi ho caricato mentre ero a Londra, quando siamo state in quel posto pazzesco Coppa Club, che avevo questo vestitino però in versione rosa. Ecco, l'ho preso anche grigio e vi è piaciuto tantissimo perché poi è caldo caldo caldo, molto versatile, potete indossarlo con le calze, senza, con i leggings, davvero molto bello. E non so come farvelo vedere perché comunque è molto tranquillo, ha il collo così, che non è alto ma non è neanche insomma come l'ho adesso. E poi è un mega maglioncione che scende giù 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 giù. Dell'altro vestito avevo preso la M, che mi va e tutto, però ne volevo uno ancora più larghetto perché io lo metto con la cinta, e quindi ho preso la L. E questo qui l'ho pagato 12,95 e prima veniva 19,95. Poi ho comprato questa magliettina che non so se rimandare indietro perché non mi calza proprio bene, è nera classica ed ha la parte sotto del volant, praticamente parte all'altezza del ombelico. Questa qui veniva 15,95, l'ho pagata 9,95. Devo solo capire magari come metterla. Sempre per il trend animalier ho preso questo leggings, che in realtà sembra minuscolo ma è una M, ed è nero ed ha qui sul lato questa banda con il pitonato nero e rosso, quindi è molto glam anche questo. Veniva 19,95, l'ho pagato 12,95. Anche questo non so se tenerlo effettivamente perché io ho i fianchi larghi e questo qui in vita è stretto, quindi o mi dimagrisco tipo 2 kg oppure rimando indietro pure questi, perché sono bellissimi, li vorrei troppo tenere. Ultima cosa, ho preso questo sempre maxi vestito felpa, che però è molto più lungo dell'altro, e questo qui veniva 25,95, l'ho pagato 15,95. Ve lo faccio vedere così, ma non si capisce niente perché è nero, quindi faccio prima a farvelo vedere dal telefono indossato dalla Modellas. Vedete, fatto in questo modo, ha anche questa cinturina, praticamente sembra tipo quella per scalare le montagne, non so se avete presente, eccola. Però mi piaceva da mettere anche con le Balenciaga, qui spunta l'orecchia di un cagnolino, è molto versatile in realtà, sempre con una cinturina, magari non questa, ce le cambiate. E basta, questi erano tutti i miei acquisti con i saldi di quest'anno, dato che avevo speso anche al Black Friday a Londra, mi sono tenuta proprio molto molto tirata, anche se potrà non sembrare, ma alla fine ho preso quasi tutto scontato. Fatemi sapere qua sotto qual è stato il vostro migliore acquisto con i saldi di quest'anno. Se il video vi è piaciuto, pollicino in su, iscrivetevi se ancora non lo siete, io vi mando un bacione e vi aspetto qui al prossimo video. Ciao!